Egyptian. Walk like an Egyptian. Basta! Blasfemo! Non ti preoccupa il fatto che la storia di un uomo, sì, cioè nato da una vergine e poi risorto, cioè la tua biografia, circolava nella zona del Mediterraneo da almeno un migliaio di anni. Krishna ha vissuto in India 1000 anni prima di Cristo. Krishna faceva il falegname. Nacque da una vergine e fu battezzato in un fiume. Stai dicendo che questa storia esisteva già, beh, è questo che stai assolutamente dicendo? Assolutamente sì. C'è anche il dio persiano Mitra, nato 600 anni prima di Cristo. Nato il 25 dicembre, compì miracoli, risorse il terzo giorno, conosciuto come l'agnello, la via, la verità, la luce, il salvatore, sì, il messia. Basta! Blasfemo! La data di nascita di Gesù non fu stabilita prima del 349 dopo Cristo. Oh, sì, sì, perché lui poteva anche essere nato il 3 di luglio. Queste sono tutte delle storielle, sa? E non le importa neanche di questo. Sì, e come? Quando tutti dicono, oh, andiamo alla messa di mezzanotte perché Gesù è nato a mezzanotte del 25. Sì. Beh, è assurdo. Basta! Blasfemo! Ma io ci credo, ci credo, Bill, certo. Ci credo perché è vero, d'accordo? Ma c'è differenza tra ciò che è vero e ciò che uno crede. Ma la Bibbia ci dice che tutto è possibile con Dio, ok? Si studi le regioni del Mediterraneo dei 1000 anni precedenti. Molti degli dèi sono nati il 25 dicembre. Non è una novità. No, non è vero. Ma non è vero. È strano che sollevi questa questione. Ad esempio, in Star Wars, episodio 1, la minaccia fantasma. Anakin è nato da una vergine. Quando la gente lo vede, si chiede, dove l'ho già sentita questa? Esatto. Non è un'idea originale. La storia quando di Gesù principio... non era originale. Basta! Blasfemo!